E base vita di Cogne, sono quasi le 5, siamo con Pamela Scarano, tre to dret, due conclusi, uno quasi, primo Tour de Géant. Come ti sei approcciata a questa nuova distanza? Ah, un po' così, in realtà non era previsto quest'anno, avevo tentato il sorteggio all'UTMB e non è andato a buon fine, quindi alla fine ho detto, vabbè, sai che c'è, faccio il tour. È andata così, vero, sono seria. E no, poi mi sono allenata di conseguenza, ovviamente, tanto da gennaio. Mi hai raccontato che sei partita un po' seguendo le tabelle Sì. di Sua Maestà Franco con lei, quindi insomma non potevi mancare al Tour de Géant. Hai No, era il sogno. avuto qualche consiglio? Ti ha aiutato in qualche modo? Beh, io quando seguivo le loro tabelle sono state utilissime e sì, mi hanno dato la svolta, tra virgolette, per allenarmi, perché non è una cosa che fai, cioè, da solo Non puoi proprio. prepararla dall'oggi al domani. No, no. E poi comunque ti entrano in testa, io ormai seguo sempre questa routine, faccio il lungo settimanale, ripetuto, insomma, le classiche cose che fanno tutti i ragazzi che corrono e che fanno trail running. Ti sei posto un obiettivo per questo tour? Sì, ma sono scaramantica e non lo posso dire. Ve lo dico se lo concludo con il mio obiettivo, posso? Poi, adesso sei abbondantemente dentro i 300, per ora siamo nella tabella di marcia. No, no, purtroppo ho perso un po' di tempo stanotte perché c'era brutto tempo, non sono stata bene, ho avuto una piccola crisi di identità, però mi sono ripresa benissimo, adesso mangio qualcosa e via. Vediamo che con te hai un team Infatti. efficientissimo, tra C'è l'altro la super finale. qualificato. Esatto. Tutti atleti praticamente. Loro ti danno anche qualche consiglio o stanno dietro le tue esigenze, i tuoi bisogni? Quella ragazza lì, Annalisa, mi ha dato tanti consigli, sì, molti. Sì, molti, molti. Ed è prezioso e ti sostiene. Sì, preziosissima. Allora, ti ringraziamo, buon viaggio e in bocca al lupo. Grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao.